17:31 Radio DJ, puntata tutta dedicata ai passerini e passerine di Pinocchio, e cioè ai bambini e le bambine che sono all'ascolto. Il tema di stasera al 347-342-5220 è ovviamente la letterina di Natale. Sì. Mandata ormai tempo fa, siamo in prossimità di scoprire se sono state accettate le richieste, le proposte fatte a Babbo Natale. Sì. Allora, al telefono c'è Asia, che ha 9 anni. Ciao Asia! Ciao, che piacere. Tra l'altro, Diego, va di fretta perché sta andando a danza. Amore, certo. Brava. Scusa se ti abbiamo rubato questo tempo. No, ma facciamo. No, niente. Ok. Che danza fai? Sai che Diego è ballerino, eh? Faccio danza classica e moderna. Ah, è bravissima. Hai già fatto il saggio? No, lo faccio l'8 giugno. Ah, ok, a fine anno. Non tutti lo fanno a metà anno, a volte lo fai più grande a fine anno. Certo, certo. Brava. Senti, allora parliamo della letterina. Come funziona da te? Tu l'hai scritta e dove l'hai messa poi? Io l'ho messa sull'albero di Natale perché ho il mio elfo. Che mi controlla. A volte gli lascio una fetta di torta o dei biscotti. Poi quando è ora mi prende la letterina. Okay. E la consegna lui a Babbo Natale, quindi se ne occupa lui. Okay. Meglio, sicuro. Molto comodo. Sì. Senti, ti controlla nel senso che tu nella letterina devi fare delle promesse di comportarti in un certo modo, eh? Oppure... No. Però tutto l'anno. Ok. Cioè... Però per comunicare metto questa porticina, che la faccio io, la metto contro il muro. C'è questa formula di attivazione e si attiva la porticina. Te la ricordi la formula? No. Valetta, ok. Cioè tipo bisognava girare, fare dei salti. Ah, ok. È proprio la formula magica di attivazione. Ok. Sì. Asia, ma lui quando dici ti controlla, cioè cos'è che controlla? Come ti comporti? Sì, come mi comporto. Vabbè, ma tu come ti comporti? Da Dio, benissimo, bravissima. Sì, credo, non lo so. Non essere modesta. Dai, sì, brava. Cioè, cose tremende non ne fai sicuramente. Io no. Nessuno è perfetto, però dai. Cos'è che hai chiesto a Babbo Natale? Io ho chiesto il Titanic dei Lego. Cioè? È uno dei Lego più grandi al mondo. No, vabbè, ciò che ha sgranato gli occhi, ha detto, oddio, è stupendo. È la nave del Titanic da costruire tu. Sì. È bellissima, la vedo, è bellissima. Enorme, grande. Anche la scatola è gigante. Io della Lego ho già costruito il Colosseo. Mamma, e bello. Anche il castello di Hogwarts. Ma quello è bellissimo, come ci vorrei giocare. Roba complicata comunque. Quando lo costruisci lo fai da sola o lo fai da sola? Bravissima. Io solo il libretto delle istruzioni faccio mi scoppia la testa. Sei proprio brava. Tra l'altro, la nave non è che la costruisci e solo fuori, dentro è divisa per piani proprio come il Titanic. Esattamente, perché poi fai 3 pezzi. E poi questi 3 pezzi li metti assieme. Beh. E la puoi anche dividere in 3, perché dentro la dividi in 3 e ci sono dentro le cabine. E puoi giocare. No, capito? Vabbè. No, sogno. Ma tu hai sogno. Dato quella come unica possibilità? No, ho anche il cubo di Lubri, che se faccio proprio la bravissima, una sorpresina magari. Ma la fai la bravissima o no? Per capire. La fai la bravissima oppure te la giochi? Credo, sì. Vediamo come va, dai. Comunque, le altre volte, quello che hai chiesto è arrivato? È sempre arrivato tutto più qualcos'altro. Per quello lei lo sa e dice, se vuoi anche una sorpresina che vuoi tu, capito? Sì, indietro. Che bella anche la sorpresa, no? Cioè, Titanic, il cubo di Rubik, che sei proprio stato un bravissimo, un'altra cosa che vuoi ma tu. Ma tipo, una sorpresina che ti potrebbe far impazzire cos'è? Oddio, non lo so. Cioè, una roba da vestire, una roba per giocare, tutti quei tipo brush pen di tutti i colori che esistono sulla faccia della terra. Ecco, una cosina così. Tutti i colori che esistono sulla faccia della terra. Scusa, dai. Amore, brava Asia. Allora, buona danza, divertiti. Sì. L'ultima domanda. Sì, ti devo dire una cosa. Sì, dimmi. Che io... Allora, non vedo subito i regali di Natale perché io a Natale sono in Giappone. Veramente? Vabbè. Ma che meraviglia, sarà stupendo, ti divertirai come una matta. Ci sono dei negozi incredibili, ti divertirai da morire. Infatti
infatti ho lasciato tipo un pezzettino di valigia libera per i 300.000 cose che voglio comprare. Questa ragazza ha capito. Ho già capito come secondo me quella qualcosina in più potrebbe arrivare anche da là. Esatto. Sì. Ultima domanda, quest'anno sei stata felice, Asia? Sì. Oh, benissimo. Bravo. Allora un grande bacio e buon viaggio, tesoro. Grazie.